Ciao, io sono Andrea, lavoro in logistica a Mirafiori. Da quanti anni lavori in Fiat? Dal 1988, quindi sono quasi 23 anni a fine anno. Prima lavoravi in qualche altra azienda? Ho lavorato 10 anni fuori, 7 anni nell'edilizia e i primi 3 anni di lavoro in una ditta di stampi e attrezzature per la gomma. Sei in cassa integrazione? Sono in cassa integrazione dal 18 di luglio. Quanti giorni hai lavorato? Dal 14 febbraio ad oggi, che è il 27 di ottobre, ho lavorato 6 giorni. Come mai così poco? C'è una specie di rotazione interna, loro la chiamano una rotazione dove devono girare un po' tutti, ma mi sembra che la rotazione interna sia solo per alcuni e per altri sono sempre al lavoro. Dove lavoro io è una piccola squadretta, siamo in 6 persone, quindi... Presumi di essere stato un po'... sei stato discriminato? Leggermente sì. Come mai? A volte subentrano altre problematiche, tipo... mi hanno detto che ci sono delle persone all'interno della mia squadra con una è un'assunzione protetta, un altro ha un mutuo da pagare, l'altra non ce la fa arrivare a fine mese, insomma le solite storie, e sembra che io sia il miliardario di turno, quindi posso anche stare a casa. Quanto prendi adesso? Io ho preso l'ultima busta paga a 747 euro. Prima quando lavoravi diciamo quasi un mese? Quando lavoravo il mese arrivavo a prendere 1.270, 1.300, a volte anche 1.200, secondo dei giorni lavorativi del mese. Sei solo in famiglia? Io convivo con una donna che lavora in una cooperativa e fa un orario part-time e percepisce uno stipendio di 500 euro al mese. Ma ha scelto lei di lavorare in part-time oppure non trova tempo pieno? Assolutamente non riesce a trovare un altro tipo di lavoro che la impieghi tutto il tempo, e purtroppo in quella cooperativa lì gli orari sono molto ridotti, fanno 22 ore settimanali di lavoro. Riuscite a... avete una casa? Siamo in affitto. Quanto pagate? Paghiamo 480 euro di affitto. Avete qualche altra persona da mantenere? No. C'ho la suocera che ha dei problemi fisici, quindi cerchiamo anche, non è proprio un vero e proprio mantenimento, ma diciamo un sostegno, l'aiutiamo come possiamo. Tu è da tempo che partecipi al presidio? Sì, diciamo che da quando l'hanno messo in piedi, dal 26 settembre, io partecipo al presidio. Come mai? Perché lo ritengo una forma di lotta, oramai. Forse l'ultimo gesto estremo di poter rientrare a lavorare in questa fabbrica che non dà più speranze oramai. Quindi è un nostro, diciamo forse l'ultimo tentativo. Pensi che la Fiat riaprirà? Riaprire è una grossa parola. Diciamo che tirerà a campare almeno ancora 2 anni, poi purtroppo spegnerà la luce. E se chiudesse la luce la Fiat, che prospettive avrai? Non molto rose, anzi, tutt'altro. Tipo? Tipo che a 48 anni, gli anni che ho io, non è che sia molto semplice riuscire a trovare un lavoro. Si cercherà, se sarà il caso, di fare e di adattarsi ad un'altra realtà, che non sia più l'officina. Nel caso la Fiat continuasse la cassa integrazione, secondo te cosa bisognerebbe fare? Se dovesse continuare come in cassa integrazione, in questo tipo di cassa integrazione, quindi lo 0 ore, sarebbe opportuno fare anche, non so, una qualche azione a livello di intervenire sull'integrazione del salario, in modo che la parte di stipendio che viene perso con la cassa integrazione venga integrato in qualche altra forma. Ecco. E chi dovrebbe integrarlo? Si spera il comune, la regione, lo Stato, insomma le parti sociali. Hai visto interesse da parte degli altri lavoratori rispetto al presidio? Questo è il brutto, è la nota dolente di questo presidio.
Ho visto tanta indifferenza, quello sì, ed è la cosa che fa più rabbia, perché oggi ci siamo noi, noi con... ma domani purtroppo potrebbe toccare a loro. Vabbè, tu sei uno iscritto COBAS, no? Io sono iscritto COBAS. E per quanto riguarda gli altri sindacati, cosa hanno fatto, cosa pensi? A livello di altri sindacati io non sono molto al corrente di quello che stanno combinando. Sicuramente UGL, FISMIC, CISL, UIL, presumo che fanno zero. FIOM sta facendo, ma è un fare, secondo me, un cercare di fare per poter entrare di nuovo a rappresentare i lavoratori e poi mettersi tranquillamente al loro tavolino della CGL, della CISL, UIL, FISMIC, UGL e continuare a fare quello che hanno sempre fatto fino adesso, praticamente zero. E sul presidio, secondo te va bene? I rapporti che avete intrattenuto in questo mese? Il presidio è stata un'ottima esperienza, anzi molto, molto formativa sotto un punto di vista proprio caratteriale, perché non pensavo che ci fosse un gruppo di persone così coeso a difendere un'idea. Pensi che questa esperienza vi servirà successivamente nella vita o anche come rapporti sindacali, diciamo? Torno a ripetere, è stata un'ottima esperienza, quindi sicuramente tornerà a nostro vantaggio questa esperienza in un futuro, speriamo prossimo, di poter ancora organizzare alcune cose di questo tipo, e anche a livello sindacale è servita moltissimo. A livello sindacale, cosa pensi devono fare i lavoratori in generale, non solo qui alla Fiat? Visto che c'è un attacco, una crisi tremenda in Italia sul lavoro, c'è un precariato enorme di cui tu sei anche coinvolto, sia come lavoratore Fiat sia come con la tua compagna. Cosa dovrebbero fare i lavoratori? Io a sto punto mi chiedo cosa non dovrebbero più fare, perché vedo proprio l'assenza alla lotta più semplice, cioè proprio, non so, manca proprio lo spirito di combattere. Ed è questo che purtroppo mi lascia un po' perplesso da parte dei lavoratori. Non riesco a darti una risposta come vorrei dartela, purtroppo. E quali forme di lotta prevedi che bisognerebbe attuare? Per quanto riguarda... O iniziative? Per quanto riguarda la nostra azienda, io prevedo che se il presidio per un motivo o per un altro domani dovesse essere dismesso, bisognerebbe continuare facendo delle manifestazioni sotto comune, il palazzo del comune, il palazzo della regione, questura, insomma cercare di coinvolgere il più possibile, fare presente le strutture che di questo nostro problema. A livello generale, torno a ripeterti, vedo molta, molta sofferenza ed è difficile darti una risposta su cosa possano fare tutti i lavoratori. Mai speranza che prima o poi cambia qualcosa? La speranza è l'ultima a morire, si dice. Io me lo auguro più che sperare.